cooperative appartengono a quel insieme di organizzazioni che sono chiamate duali. Un'organizzazione si definisce duale quando le ragioni che inducono coloro che in essa operano e per svolgere un'attività o l'altra è di duplice natura. Da un lato la motivazione identitaria e dall'altro la motivazione commerciale di mercato. Ora, queste due dimensioni non si riscontrano nelle imprese di tipo capitalistico. Anche l'impresa capitalistica si dedica ad operazioni di tipo filantropico, ma questo avviene dopo che il processo produttivo ha generato i risultati desiderati. L'impresa cooperativa, invece, ha sin dall'inizio la componente identitaria. Ciò che caratterizza la componente identitaria della cooperativa è che chi sceglie liberamente di lavorare in una cooperativa mette in cima alla propria scala di valori non solo l'ottenimento di un lavoro e quindi il salario conseguente, ma soprattutto la volontà di prendere parte ad un'organizzazione che mette la libertà da un lato e il principio democratico dall'altro come fondamento del proprio agire. Allora, nel corso del tempo, se guardiamo la storia del movimento cooperativo, notiamo che ci sono state delle fasi in cui la componente identitaria ha fatto agio su quella che ho chiamato commerciale e le cose non sono andate bene. Perché è chiaro che non basta la componente identità, però è anche vero, e questo è il pericolo di oggi, oggi intendo dire di questi ultimi decenni, che la componente commerciale, il desiderio cioè di progredire nell'area di mercato di cui si è parte, nasconde o mette in ombra la componente identitaria. E allora anche in questo caso le cose dopo, a lungo andare, non vanno bene. Perché? Perché il rischio è quello dell'omeomorfismo, che vuol dire la cooperativa tende ad assumere la stessa forma, non solo, non tanto giuridica, ma organizzativa delle imprese di tipo capitalistico. Ecco allora perché bisogna fare uno specifico investimento oggi sul recupero della dimensione identitaria.